Tanto sono stanco. Vuoi raccontarci queste ultime 2 settimane? Ah, è lunga? Noi da domani cuciniamo. Sì, è abbinamente. Da domani cuciniamo. Ma parti su. Cioè, l'unica cosa è che certi abbinamenti vanno fatti dopo domani. Sì, però mi puoi partire a fare i piatti dal primo poi all'ultimo, per favore? Perché quando faccio gli stuzzichini, il primo giorno i stuzzichini vanno fatti mercoledì, vanno fatti dopo domani. E appena finisce il tipo del bagno, puliamo il bagno e mettiamo tutti gli utensili che abbiamo preso. E i ragazzi sono molto bravi. Li ho un po' messi alla prova gli ultimi 2 o 3 giorni e non si sono tirati indietro un secondo, tant'è che anche adesso sono qua che aspettano per finire di scegliere i piatti per domani. E quindi sono bravissimi in realtà. Sono un po' teso, sì, perché è proprio un'avventura nuova, si parte da zero, dobbiamo creare tutto, dobbiamo portare delle bellissime impressioni fin dall'inizio e quindi un pochino di tensione c'è, di ansia c'è, però è un'ansia buona, un'ansia di prestazione, non di paura. Però anche questo, diciamo, è un po' quell'ansietta che ti rende felice. Infatti aspettiamo solo questo, che riusciamo a entrare in questo ristorante e provare tutti i piatti insieme. Mio padre si è commosso l'altro giorno. Ci ha visti lavorare tutti insieme, tu siete proprio bellissimi, si è commosso un po'. Sì. Vabbè, ma è una roba da vecchi. È indietro ancora. Apro un lambro e spumi, poi metti dentro le verdure e poi il pomodoro. L'hai preso le uova? Sì, sì, sono nel frigo a destra. Tommy, i maialini vuoi che li abbattiamo prima? No, mettili anche in freezer. Comunque ci sono troppi cartoni fuori, raga. Vai, fai lavorare, fai lavorare. Devi venire a fare lo sciroppo qua, Tommy. Sì, sì, ma appena finisco di fare le pesate, però. Passalo col sapone, poi lo stampo. Però è ancora un po' dura comunque. La famiglia mi sta aiutando molto. Tant'è che mio fratello è tornato da Lione solo per aiutarmi, quindi no. Super bene con la famiglia. Cosa gli daresti se dovessi trovarti in una stanza ad un ristorante, te e lui, la sera prima dell'apertura? Cosa gli diresti? Oddio, che domanda difficile. Direi, non so, di stare calmo e concentrato, di essere come sempre stato, perché questa è la sua forza. Sì, quello che sei sempre stato, perché sei arrivato fino qui, ce la puoi fare, nel senso hai tutte le carte in regola per andare fino alla fine, ma non perdere mai questo lato di te che ti rende ciò che sei. Onestamente non vedo, io sono solo fiero di quello che sta facendo. Per me è un traguardo fantastico quello che ha ottenuto. Poi il fatto che abbia dato il nome al ristorante Patrizia è bellissimo, nel senso è una cosa che ti muove, nel senso ha accettato quello che chiaramente è successo e è un onorare un po' tutto quello che ci è stato dato. Ma allora, una cosa divertente è che io quando cucino tiro fuori la lingua, così. Perché sono concentrato, è una cosa che faccio da quando sono bimbo. Ci sono delle mie foto da piccolo che disegno sull'uovo di Pasqua con la lingua di fuori. Tu fino a un certo punto della tua vita non pensi proprio a cosa farai. E la scelta del cuoco è una scelta che tu prendi da molto più giovane rispetto alle altre scelte. Se tu ci pensi, arrivi a fare una vera scelta poi dopo la maturità, quando scegli l'università, che c'hai da 19 anni. Io la mia scelta l'ho fatta a 14-15, quindi è la prima scelta che ho fatto ed è stata a quanto pare quella giusta, spero. Ok ragazzi, mi è arrivata la macchina nuova e facciamo il primo caffè. Vediamo se mi ricordo come si fa. Allora raga, primo caffè. Primo caffè insieme. Alle 8:45 arrivano, 2 per volta
Entrano, ok? Due per volta entrano, stanza immersiva, togli il cappotto, fai sedere, sei già ai posti. Cena l'abbiamo studiata ieri, la sappiamo a memoria, credo, anche stamattina. Carichi? Bomba. Prima volta? Sì. La nostra prima volta. Dai, siamo contenti. Non mi sembri contento, ti vuoi... dimmelo più con... Sono contento. Oh, vai, non si può sbagliare, carichi, via. Sono molto felice perché stasera per l'apertura verrà a trovarmi un mio amico che mi ha aiutato molto nella crescita del mio percorso creativo ed ha anche realizzato la playlist per il ristorante. Quindi direi che ha una presenza fondamentale nel progetto. Lui è una persona super importante per me, sono curioso di sapere cosa ne pensa del ristorante. Oggi è prima cena con te. Sei contento un po'? Sono contento. Non mi sembra emozionato, io volevo una lacrima. No, sto... è che sto un po' anche sudando, che mi sono mosso tutto il giorno, quindi o sudo o piango. Ma a proposito di piangerò... Che cosa... domanda sta per arrivare? Che cosa mi fai mangiare oggi? Ah, ok, pensavo di dicessi cosa... No, allora, oggi il primo menù che faremo da Patrizia sarà tradizionale modenese. Bello. Ok, perché ovviamente bisogna rendere conto alla propria città. Però ovviamente lo sarà un po' reinterpretato secondo le mie esperienze, anche un po' quelle dei ragazzi, e quindi oggi mangerai il modenese. Si è preso il bicchiere, attento che questi sono delicatissimi. Ma anch'io sono così. Il motore è partito. Ok ragazzi, bocca al lupo. Vado forte. Prima volta, Chuck, ultima. Ci siamo? Sì. Vai, vai, devo andare. Siete? Ciao. Siete mai stati qua, eh? Sono molto felice di avervi qua. Vi lascio nel mare un po' di Elettra, ok? Vai, salute. Io faccio col biberon dell'olio, non c'è. Alla prima volta, di Tommaso. Salute. Alla prima volta. Alla prima volta. In generale, il primo menù di Patrizia è tradizionale, quindi si parla di Modena. I tre street food modenesi, erbazzone, gnocco fritto e borlengo. In questo caso abbiamo creato una puff di parmigiano riempita con la crema di erbazzone, sopra un'ostia edibile. Fatemi sapere se vi piace. 3 minuti di timer, si butta la gramigna, guardate il tempo di cottura. Cioè dopo, appena impiattiamo questo, 3 minuti iniziate, perché stanno andando un po' lenti, stiamo andando un po' lenti. Acceleriamo. Il secondo piatto è Be Human, è un piatto che parla di umanità e di sentirsi umani, quindi cambia molto spesso, è cambiato nel fase della mia vita e adesso c'è questa nuova versione per Patrizia. Quindi è una pasta ripiena di lasagna con un brodo e capone ristretto. Enjoy. Acqua, zucchero l'avete voi? Cioè, sai, questo è brodo. Che abbiamo altri panni, no? Sì, adesso lo prendo. Ho già preparato le mise en place. Tanto tutto quel pane, ne basta uno. Riesci ad andare un attimo fuori a pulire i piatti e a dare una settata mentre ne facciamo questo? Sì, vai. Stop. Vai, terzo piatto. Si chiama Rocketman, gramigna, panna e salsiccia. In realtà un po' diverso. Con tutte le stelline, carina, molto bella. La domanda di Rocketman è: che cosa ti porteresti se mai andassi sulla Luna? La mia risposta sono le mie esperienze, quindi un piatto che parla delle mie esperienze portate nello spazio. Dicevano che con la... più che altro deve essere più sugosa, prodosa, deve essere il doppio della panna. Pane come siamo messi? Piano. La parte fuori è secca, però. Un po' di vapore. Questo è secco. Quarto piatto, Anna Maria, perché la mia tradizione modenese è Anna Maria, che è la mia insegnante, e lei fa questo maialino incredibile. E quindi ho rifatto il maialino di Anna Maria, rivistato da me, con una grandissima A sul piatto. Prima abbiamo detto che ci sono le ricette tradizionali, ci sono le persone tradizionali, ci sono ovviamente anche i monumenti e le viste, no? Quinto piatto. Si chiama ghirlandeina, è un semifreddo di parmigiano a forma di ghirlandina, come sono stampato con la stampante 3D, con una riserva 100 anni e delle amarene. Quindi questa per un modenese è la vista di casa, quindi quando un modenese vede la ghirlandina sa che è arrivata a casa. 5 piatti, poi dopo c'è una sorpresa che però vi lascio intuire.
se avete seguito il documentario. Poi niente, caffè, cioccolatino Patrizia, un po' di torta Barozzi, basta. Serve qualcos'altro? Che cos'è questo? Chemex, faccio il caffè filtro. Ah. In accompagnamento al caffè vi ho scelto dei cioccolatini, appositamente per questo caffè, perché dopo che Fabio me l'ha fatto assaggiare l'altra volta, abbiamo assaggiato una serie di cioccolati e abbiamo scelto questo che si abbina apposta al caffè. Ed è molto bello. E poi anche torta Barozzi, perché è una torta fatta con gli scarti del caffè e quindi è anche per richiamare il piatto di prima. Buona? Hai imparato bene. Un applauso, cosa che mi fa più emozionare, da cui sto pensando un paio di giorni, è che effettivamente adesso ho mantenuto le promesse che mi ero dato. Cioè, se io sono partito a 13 anni con mia mamma che mi dice vai a cucinare perché vedo che ti piace, facevo schifo a scuola, vado a cucinare e dico sì, hai ragione, dai, magari un giorno apro il mio ristorante. Adesso ho un ristorante, cucino e l'ho dedicato a mia mamma. La cosa che mi rende più orgoglioso di me stesso, che è molto difficile essere orgoglioso di se stessi, è sapere che Patrizia è morta ormai 5 anni fa e 5 anni dopo, grazie a me, è tornata in vita in questo posto. E che adesso siamo qua e cucinerà con me, basta. Ti dà sempre un'emozione e tu sai che emozione ti dà in quel momento, nel senso che se tu vai a mangiare il tuo piatto preferito sai che starai bene, no? E quindi quando stai male o sei triste sai che puoi trovare un'emozione bella nel piatto che preferisci. Ma perché mi piace proprio mangiare, cioè io non credo di aver potuto fare altro nella mia vita oltre che il cuoco, e quindi mi rilassa proprio, sto bene a parlare con gli altri a cena, a tavola, a ridere, a bere, eccetera. È una consolazione, è una medicina.